so quale ragazza ti piace. Ah, sì? Sì, sta tranquillo, adesso puoi parlare. Grazie, ma non posso parlarti di Valentina. Valentina? Sì, hai detto che sai chi è la ragazza che mi piace. Beh, mi piace Valentina. Che cos'è? È una stanza segreta dove tua madre conserva tutti i suoi ricordi. Vedi, lei è convinta che tu sia morto, Alessio. Tua madre ti ama. Il piccolo principe. Ti piace? Sì, ti ringrazio, Serena. Di nulla, io l'ho letto e mi è piaciuto. Veramente, io non leggo molto bene. Non ti preoccupare. Io ti aiuterò. Tu sei sempre buona con me, Serena. Mi fa male vederla così, vederla persa, disperata. Stia tranquilla. E che forse mi sono fatta troppe illusioni. Io speravo in questo miracolo, volevo rivederlo, volevo conoscerlo. E adesso ho paura che la mia illusione si stia dissolvendo nell'aria e che tutto sia perduto. Non perda la fede, deve avere fede, coraggio, forza. Mi dia una mano lei, Guzman. Cosa state combinando qui dentro voi due? Aspetta, aspetta, Valentina, sto sognando. No, non stai sognando. Mi stai dicendo veramente che fra te e me ora c'è qualche possibilità? Sì, più di qualche possibilità, direi tante. Ora tocca a te. E auguri, brother. Andiamo. Dai, vieni. Non sai quanto desideravo che succedesse. Sì? È così. E sono sicuro, davvero sicuro, che non ti pentirai di avermi dato questa opportunità. Sai che ti dico, Ulisse? Anche io sono convinta che non me ne pentirò. Controproducente, fuori luogo, pazzesco, assurdo, inaudito. Beh, ecco, Rita. Posso capire una riverenza, una stretta di mano, una pacca sulla spalla. Ma qui stiamo parlando di un abbraccio. Un abbraccio? Un abbraccio assolutamente no! Va bene, basta, abbiamo capito quello che vuoi dire. Così da un cattivo esempio. Un abbraccio è inappropriato, eccessivo, fuori dal contesto in cui stiamo lavorando. Questa è un'istituzione insigne, per favore. Rita...
Come vi ho visto io, avrebbe potuto vedervi anche un alunno. Un alunno, capite? E allora che cosa avreste fatto, eh? Se vi avesse visto un alunno, eh? Che ne sarebbe del nostro sacro regolamento e della reputazione di questo istituto? Che ne sarebbe? Rita, ti ricordo che qui la direttrice sono io e conosco bene il regolamento della Mastery School. Per favore, eh? Adesso devo chiedervi di ritirarvi. Vorrei parlare da sola con la signorina Luna. Guglielmo, può andare? Mi ha chiamato Guglielmo. È la prima volta. Lo chiami Guzman? Rita, la sua osservazione è fuori luogo. Io vado, la macchina stamattina non partiva. Devo pulire il carburatore. Prego. Questo posto l'ho scoperto cercando un modo per aiutarti. Come vedi, continuo a preoccuparmi per te. È incredibile. Allora mia madre non si è dimenticata di me? Io penso che se lei conserva in questa stanza segreta tutti i tuoi ricordi, è molto probabile che non ti abbia abbandonato. Deve essere davvero convinta che tu sia morto, Alessio. Capisco come devi sentirti in questo momento. E in realtà sono molto felice di poter condividere con te tutto questo. Perché anche se non stiamo più insieme, io ti voglio bene, ti voglio tanto bene, Alessio. Ti amo. E l'unica cosa che voglio è renderti felice. Perché mi cercavi? Ciao, Miranda. Che hai? Il gatto ti ha mangiato la lingua? Parla. Perché mi hai chiamato? Io non ti ho chiamato. Ah, ok, ok. Questo è davvero troppo per me. Che sia l'ultima volta che fai il furbo con me, è chiaro? Non ho tempo per gli scherzi dei miei dipendenti. E ti ho detto di non darmi del tu, hm? Un'altra cosa. Prepara il mio cavallo. Farò una passeggiata. Ok, signorina Miranda. Grazie, Serena. Comincerò oggi stesso. Scusa, cos'è che cominci oggi? A leggere questo libro. Me l'ha regalato Serena. Ma tu guarda, il piccolo principe. L'ho letto mille volte. Per te è la prima, vero? Sì, perché me l'ha regalato Serena. Questo me l'hai già detto, Toto. E sai una cosa? Ho cambiato idea. Meglio farla ora, quella passeggiata. Preparami il cavallo. Avanti, sbrigati. Va bene, te lo preparo subito. Non darmi del tu, te l'ho già detto. Che rimbambito. Serena, devo chiederti, per favore, di non distrarre i miei dipendenti mentre stanno lavorando. Perché ridi? Rido per te. È una mia impressione o sei un po' gelosa? Sono stato proprio uno stupido. Come ho potuto pensare che Valentina fosse innamorata di me? Coraggio, amico. A volte nella vita si può anche perdere. Sì, ma stavolta ho perso 10-0. Non starci troppo male, ok? E come faccio a non starci male? Non sopporto di vedere Valentina con quel salame. Che succede? Che sono queste facce da funerale? Soltanto adesso te ne sei accorto? Sai esattamente quello che mi succede. Lascia che ti dica una cosa, Benji. Se Valentina ha scelto Ulisse invece di uno come te, è una stupida. Non sa quello che si sta perdendo. Guarda che occhi, che capelli, che portamento che hai. Continua, oggi sono un po' a corto di autostima. Il collo, guarda che collo che hai. Un collo così non ce l'hanno mica tutti. E la pelle, quel colorito rosa che hai. E quell'asino a patata. Va bene, ho capito, grazie. Ascolta, Benji, vedrai, sono sicuro che fra qualche anno avrai migliaia di ragazze ai tuoi piedi. Non farlo gonfiare troppo, che poi lo devo sopportare io. Beh, magari non migliaia, ma centinaia di sicuro, no? Anche 99 andrebbero bene. E cambiando discorso, posso farti una domanda? Sì. A te non dà fastidio che Valentina si sia messa con il tuo amico? Quel salame? No. Solo tu sei la responsabile di questo increscioso incidente. Siediti. Victoria. Parlo io. E tu ascolti. Nel caso
in cui fossi tu la responsabile, sarebbe una terribile mancanza, ma nel caso in cui tu non fossi la responsabile di quello che ipoteticamente hai fatto, sarebbe una mancanza ancora più grave, perché non hai sorvegliato la cucina, ti sei distratta. E questa sai che cos'è? Una mancanza gravissima! Ti sei già dimenticata che lavori in un collegio per ragazzi incorreggibili? Sì, però... Incorreggibili! Lo dice la parola stessa. E stanno aspettando il momento, la circostanza, l'occasione per commettere anche la più piccola birichinata. Hai capito? Quelli là non vedono l'ora. Però stavolta i ragazzi... Quando parlo io... Parlo io. E tu cosa fai? Guarda, scopri le orecchie. Ascolti. Ascolti, listen, ascolti. Nel caso la colpa sia della fidanzata del professor Alessio, non riesco a credere che tu mi interrompa mentre sto parlando e che mi corregga. Nel caso che sia stata la ex ragazza del professor Alessio, anche lei sarebbe ugualmente responsabile, perché sarebbe stato per gelosia che ha fatto ciò che ha fatto. Adesso sì. Perciò che io sia o non sia la responsabile di ciò che è successo, per lei sono colpevole? Affermativo. Parla. Mi vuole cacciare? Non ti caccerò. Però devo avvertirti che se ti vedo ancora, fai bene attenzione, guarda le mie dita, guarda come si muovono. Se io ti vedo ancora avvicinarti così ad Alessio, Alessio, Luna, a questa distanza, sai che ti succede? Ti caccio, ti espello dalla Mastery School. No, l'argomento è chiuso. Ah, ragazze, che bello, finalmente questa schifezza sta sparendo. Perché non la smetti di guardarti allo specchio e non ci aiuti a mettere a posto? Non capisco perché in questo collegio non esistano gli armadi automatici come quelli che io ho a casa. Armadi automatici? Perché non li conoscete? Sono favolosi. Basta togliere i vestiti, metterli nella scatola ed è fatta. Una scatola? Ma sì, quella scatola bianca con un oblò nel mezzo. Il giorno dopo i vestiti sono lavati, stirati e sistemati nell'armadio. Un armadio automatico, eh? Si chiama lavatrice. E i vestiti sono piegati e stirati perché ci ha pensato la domestica. Ragazze, ho una cosa da raccontarvi. Che è successo? Ho un ragazzo. Bene, complimenti, che bello. Tu non metti in ordine. Ci pensa Raul al posto mio? Sono senza parole. Ciao a tutti, che si dice, ragazzi? Finalmente. Che succede? C'è da mettere a posto l'armadio, Ivo dov'è? Non lo so e non mi importa niente, dammi qua, oggi riordino io per tutti e tre. Ti senti bene? Mai stato meglio, amico. E a cosa si deve? Mi sono fidanzato con Valentina. Ah, complimenti! Grazie. Che sollievo. Sollievo? Sì, dico, per te, perché non hai mai avuto un ragazzo. Ed è bene che ti sia decisa. È fantastico, sono felice per te. Sì, vedo. Alla fine le uniche zitelle del collegio siamo Federica e io. Che rabbia! Congratulazioni. Grazie mille, visto? Grazie. Te lo dicevo che prima o poi arrivò un momento in cui... Che si dice, ragazzi? Bene, io continuo a mettere in ordine, congratulazioni. Dai, per cosa? Mi sono fidanzato con Valentina. Che bello, congratulazioni. Ti ringrazio, non ti dà fastidio, vero? No, affatto, al contrario, sono molto contento per te. Mi hai tolto un peso dal cuore, amico, ti ringrazio. E ti prometto che farò tutto il possibile per renderla felice. Senti, Paul, perché non vai al bar a prenderti un caffè? Qui ci penso io. No, che non la lascio, non lascio proprio niente. Non permetterò che tu mi faccia questo, da qui non te ne estrai. Basta, datela a me la valigia e parlate tranquillamente. Basta, per favore. Io non ti sto facendo niente. Lo capisci che non mi piace il mio lavoro? Lascia questa valigia e cerca di dar retta a tua sorella, capito? A tua sorella maggiore! È tanto difficile da capire, io non voglio più stare qui, Rita. Ma che c'è di male a fare il precettore? Niente, però non è un lavoro che fa per me. Non sono capace di rimproverare i ragazzi, di fare la spia. Non mi piace. Ma che dici, rimproverare, fare la spia? Tu resti qui, per favore, non andartene, non no, farmi Rita, questo, No, Rita, basta, il mio futuro è la musica. Ormai ho preso una decisione e me ne vado da qui. No, tu non te ne vai! Attenta! Vittoria, santo cielo! Vittoria, signora Vittoria! Sta bene? Non lo so! Piano, aspetta! Razziamola! Che è stato? Non lo so! Sì, così. Che è successo?
Che è successo? Che è successo? Perché sono caduta così? Che è successo? Non vedo più niente, non vedo più niente. Devono essere gli occhiali, se li tolga. Ah, sì, grazie Rita. Ma che è successo? Per via di Aldo, che vuole andarsene dal collegio, vuole abbandonarci, ci lascia così, a me e a lei. E per questo mi colpisci con la valigia, Rita. Voglio parlare con lui. Parla. Signora Victoria, la musica è la mia vera vocazione. Voglio avere l'opportunità di fare quello che mi piace davvero. Per questo voglio andarmene. Questo ragazzo è un romantico, dopo tutto. Siamo in due. Non l'ho ringraziata per avermi aiutato, grazie Guzman. Seguimi, dobbiamo parlare. Ormai ho deciso, signora Seguimi, Victoria, quindi... Forza, fa come ti dice, avanti, muoviti, va! Oh, Guglielmo, mi aiuti. Non sono geloso. Sono super geloso, Luna. Con te non posso mentire. Quando li ho visti insieme sono stato male. Non lo so perché, ma mi dà fastidio. Magari è perché Valentina era innamorata di te e ora sembra che ti abbia dimenticato. E può darsi che questo non ti faccia molto piacere. Come sarebbe, scusa, non capisco. Vedi, quando qualcuno è innamorato di noi e poi smette di esserlo, ci dispiace perché adesso quel qualcuno, ossia Valentina, non pende più dalle nostre labbra. Ma questo non è giusto. No, non è giusto, però accade. Cioè, io sarei un egoista, una persona cattiva. Egoista può darsi, cattiva persona no. Comunque a me non sta succedendo questo, è un'altra cosa, non so come spiegarlo, è strano. Bene, che ti succede? Racconta. Non lo so, Luna, se lo sapessi te lo direi, sul serio, non lo so. Nemmeno io so cosa fare, a dire il vero. Ah, e tra te e il tuo innamorato? Come vanno le cose? Va tutto male. Victoria ha detto che se ci rivede insieme, mi licenzia. Addirittura. Sì, addirittura. Benji sta molto male. Anche Candy sta male. Candy? Sì, posso raccontarti un segreto? Certo. Candy ha una cotta per Benji. Già lo sapevo, non ci vuole tanto a capirlo. Ah, certo, tu sai sempre tutto. Beh, si fa quello che si può. L'importante è che tu non faccia lo scemo con tutte. Sta attento con Olivia. Quel moscone sta ancora ronzando attorno a mia sorella. Non voglio che si avvicini a lei. Se vuoi, penso a un piano per cacciare quel moscone di Geronimo una volta per tutte e per sempre. Ciao, sorellina, come stai? Ciao, Geronimo, ci sono novità? Sì, Benji sta molto male, molto triste. Povero il mio Benji. Come? Come? No! Come? Povero il mio Benji, che dici? Sei troppo piccola per pensare a queste cose. Quello tratta sua sorella come tu tratti la tua. Non ti arrabbiare, vuoi che pensi a qualcosa per far star meglio Benji? Va bene. Se puoi, pensa a qualcosa. Ah, finalmente. Avevo tanta paura che arrivasse qualcuno e ci trovasse lì dentro, amore mio. Sì, ti capisco, ma... ho dovuto fare uno sforzo per uscire. Quella stanza è piena di cose mie. Non ci posso credere. Alessio, ti rendi conto che forse tua madre non è quel mostro che tu pensi? Lei ha detto che credeva che fossi morto, no? E se realmente pensa questo... Non lo so, sono ancora molto confuso, non so più cosa pensare. Certo, comunque non preoccuparti. Io farò tutto il possibile per aiutarti, con Miranda o con chiunque altro, e ti prometto che scoprirò la verità. Presto, nascondiamoci. Vieni. Tu vedi che non cammina bene? Mi perdoni, signora Victoria, è colpa mia, lo so che è colpa mia. Piano, Aldo, aiutala così, falla sedere lì sul divano. Ecco, piano, così. Vuole che le prenda del ghiaccio? Le fa tanto male la gamba? No, Rita, non la gamba, mi fa male tutto, capisci cosa vuol dire tutto? Grazie alla tua valigiata. Sì, lo so, è colpa mia, sono l'unica colpevole. Colpa tua, sì, signora. Bene, veniamo a noi. Aldo, senti, dimentichiamo questo spiacevole incidente. Tu, Aldo, te ne intendi di musica? Per niente, sa suonare la chitarrina, il triangolo, le nacchere, e più in là di così non va. Puoi lasciare che sia lui a parlare della sua vocazione come meglio crede, senza intrometterti più, Rita? Il fatto, Victoria, è che sono disperata, non voglio che mio fratello se ne vada.
Non sono Tobia, Rita. Parlami come si parla a una direttrice, va bene? Potresti spiegarmi in cosa consiste la tua relazione con Serena? Serena è molto buona, mi vuole aiutare. Aiutarti? A fare che? Ecco, a leggere libri. Guarda un po', leggere è un'ottima cosa, però non trascurare il lavoro, capito? No, Miranda, io continuerò a lavorare come sempre. Bene, ma durante l'orario di lavoro non voglio vederti parlare con Serena. Sono stata chiara? Chiarissima. Io e Serena ci vedremo nei miei momenti liberi. Con permesso. Nei suoi momenti liberi? Tu pensi di essere abbastanza preparato da poter insegnare in un corso di musica? Sì, sì, farò tutto quello che posso per essere all'altezza delle sue aspettative. La chitarra, il birimbao, l'oboe e il fagotto, li sai suonare? Sì, sì. Quindi la campanella ti risulterà facile, sì, no? E quell'altro sì. Che fa tuk 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 tuk. Bene, perfetto. Vediamo, abbiamo già un professore di musica, Rita? Ce l'abbiamo? Beh, se non lo sei tu. No, non ce l'abbiamo. Bene, quindi adesso ce l'abbiamo. E chi è? Astor Piazzolla. Ah, che bello! Tuo fratello, Rita, Aldo. Ah, dice davvero? Che bello, ora ho capito. Grazie. Che bello, che bello. Posso abbracciarlo? No, Rita, grazie. Vai. Oggi hai fatto abbastanza guai. Lascia stare, sono molto grazie, contenta. Grazie, Victoria, non sa cosa significhi per me questa opportunità. Ho sempre sognato di mettere su un'orchestra grazie, qui alla Mastery. Ma ci pensate, sì, tromba andiamo, francese, andiamo. Trombone, sassofono, clarinetto. Dai, andiamo. Oh, io devo cercare dei documenti qui nel... Ai, piano. Vai. Sube le spinite. Sube. E adesso che c'è? Pronto? Oh, Guglielmo, grazie per essersi preoccupato. No, mi stavo preparando una minestrina, mi fa male solo il mignolo. Sì, il dito piccino, il mignolo. Grazie ancora per avermi chiamato. Sì, sto bene, grazie. Due bei panini con salame e formaggio come piacciono a noi. Non mi va di mangiare. Ma sono i nostri preferiti, mangia. Grazie, mi si è chiuso lo stomaco. Va bene, allora me li mangio tutti e due io. Non hai detto a nessuno che sto male, vero? No, figurati, certo che no. Ciao Geronimo. Ciao Benji. Ciao. Ma che bel panino. Mi fai assaggiare? Mangia quello di Benji, lui non ha fame. No, ho cambiato idea, lo mangio. Che c'è? Non me ne dai neanche un pochino? Benji, che ti prende? Non mi saluti, non mi rivolgi la parola, non mi fai assaggiare il panino, niente. Dille che con lei non ci parlo. Dice che con te non ci parla. Sì, ho sentito. Perché non mi vuoi parlare? Dille che lei lo sa. Dice che tu lo sai. Benji, ehi, ti ho fatto qualcosa? Tu non hai voluto stare con me, ma sai una cosa? Tanto peggio per te. Un'idea per Benji. Oh! Oh! Ha! Ha! Fratelli, siamo quasi arrivati alla fattoria degli Elizondo. Dobbiamo preparare la nostra vendetta. Che ne dici di far innamorare le figlie del defunto, fratello maggiore? Mi sembra un ottimo piano, fratello minore. Buona idea, fratelli. Tre sorelle per tre baldi cowboy. Deciderò io chi farà la corte a chi. Scendiamo da cavallo, fratelli. È lei che devo far innamorare? No, toglitela dalla testa quella, fratello minore. L'amoretta è mia. Tu occupati di quella dagli occhi chiari.
Come desideri, fratello maggiore. E tu, fratello minore, fa ingelosire quella con la rosa in testa e corteggia la contadinella. E tu, sta lontana da mio fratello minore, capito? Ma io... Lascialo stare! Ho trovato! Mi è venuta un'idea per aiutare Geronimo. È bello che Valentina e Ulisse stiano insieme, vero? Sì. Ora sì. Io e Valentina potremo tornare ad essere amiche come prima. Ciao. Come va? L'hai saputo? Cos'è che dovrei aver saputo? Che io e Ulisse adesso stiamo insieme. Ah, quello? Sì, l'ho saputo. E ne sono felice. Mi sembra grandioso, davvero. Ah, ti sembra grandioso? Sì, grandioso. Non ci senti? Meravigliosamente grandioso. Ah, quindi super sì, grandioso. Sì, grandioso, lo so. Mm-hmm. Mi sembra. Ragazzi, che... voi due non cambiate mai, eh? Quindi il piano ha funzionato. Sì, e io sono stata divina. Hai visto che ti conviene fidarti del tuo papà? Non lo posso negare, hai una mente brillante. Ora però tocca a me. Come? Sì, chiaro, tu hai fatto la tua parte. Adesso ci parlerò io e il quadretto sarà completo, ok? Con chi è che devi parlare? Ecco, Patrizio. Come stai, Alessio? Mi ha fatto chiamare. Sì, vorrei parlare con te. Hai da fare? No. Perché non andiamo un po' dentro, così? Va bene. No. Restate qui, vi lascio soli. Non c'è problema. Ma Renata, tu puoi rimanere, è tuo padre. Sì, lo so, però credo che sia meglio che parli con papà da solo. Che bel momento stai vivendo, eh? Sì. Questo è il momento che ho aspettato per tutta la mia vita. Sì, io credo che cominceranno a cambiare molte cose in te. Patrizio, le posso fare una domanda? Ma sì, certo, sediamoci. Dimmi pure. Quando lei parlava con mia madre, lei le ha mai detto qualcosa di me? Voglio dire, di suo figlio? No. E infatti proprio riguardo a questa cosa volevo chiederti un favore. Perché tua madre è una brava persona e tra lei e me c'è una bella amicizia, sai? Sì, lo so. Perciò vorrei chiederti se il giorno in cui le dirai che sei suo figlio... No, per quello ci vorrà ancora molto tempo. Devono crearsi le giuste condizioni, non è sì, una cosa facile. Va bene, ma quando arriverà quel giorno vorrei chiederti di non dirle che io lo sapevo. Vittoria non me lo perdonerebbe mai, capisci? Io la perderei per sempre. E a me interessa molto mantenere l'amicizia con tua madre. Lo capisci? Sì. Sì, va bene. Grazie. Wow, l'aeroplano viene dalla Francia e la bimba se lo mangia. Mamma, non mi va il pollo. Oh, va bene, ti preparo un'altra cosa. No, Miranda. Te l'ho detto che non ho fame. Ma dovrai pur mangiare qualcosa. Ho già mangiato. Oggi non hai mangiato. Sì, mamma, ho mangiato. Non è la verità e lo mamma, sai. Mamma, sono nervosa, non ti sei accorta che sono Come nervosa? Come faccio a non accorgermi che sei nervosa? Quando sei nervosa ti si dilatano le narici, così, guarda. Finiscila, mamma. Guarda che rifizi, tesoro. Mamma, che schifo. Guarda le tue mani, sono dure come legno, è colpa dei nervi, rilassati. Non posso, respira. Non posso. Vorrei tanto sapere perché sei nervosa. Non so perché sono nervosa. Non ti è mai successo di essere nervosa senza motivo? Nervosa e basta? Guarda come stai. Sì, mi è capitato di sentirmi nervosa, ma generalmente lo so perché mi sento nervosa. Beh, anche io lo so generalmente, però oggi non lo so, non so che mi prende, non so perché sono nervosa, non so niente, mamma. Aspetta, sto ricevendo un'immagine e la sto visualizzando, ecco, sì, come, ah, che, sì, aspetta. Mangiare fuori, eh? No, mamma! Come sta la mia acquario oggi? Hai l'energia che svolazza sì, per tutto certo. L'universo. Sei un guazzabuglio no? di pianeti. La luna ti c'entra? Deve essere arrivata, che so, vicino a Plutone. Non voglio mangiare questa perché roba, non capisci? Tutto qua! Perché mi parli della luna? Ma cosa c'entra? Cerca il cancro che porta la pace in famiglia. Basta, mamma, basta con questa lagna. Accomodati, Luna. Oggi la signorina ha una di quelle sue giornatine. Magari posso aiutarla. Ti ho fatto il tuo piatto preferito. Vediamo. Surprise. Cotolette alla milanese. Come hai fatto a ricordartene? Mi ricordo sempre di Miranda. A me piacerebbe
che ti ricordassi di quello che ti ho detto nel mio ufficio oggi. Ti ringrazio per le cotolette, però. Bene, adesso vi lascio sole. Mangia tranquilla il tuo piatto preferito e approfittatene per fare due chiacchiere. Sono buonissime. Dai, siediti. E di che parlavi con la mamma? Del professore. Tua madre crede che io abbia messo qualcosa nel cibo, ma sono certa che è stata renata per gelosia. Non è incredibile quello che mi ha fatto? Tremendo. Sono davvero squisite. Chi ti ha insegnato a farle? La mamma. Mia madre era unica. Aveva un libricino color celeste e ci scriveva tutte le ricette. Alcune con dei disegni, altre con frasi divertenti. E mi chiedeva sempre di aiutarla a cucinare. Ho imparato così. Lei cucinava benissimo. Sei stata davvero gentile. Sapevo che ti sarebbero piaciute. Guarda bene, e rimani lì. Tranquillo, Geronimo, se c'è pericolo, fischio. Ciao, piccolina, hai pensato a qualcosa? Sapevo che non mi avresti deluso. Tu sei un genio. Squisito. Le hai cucinate tu con le tue mani? Oh, mi sarebbe piaciuto tanto, ma siccome sono così nervosa, no, non le ho cucinate io. Le ha fatte Luna, la cuoca. Ah, si nota. Come? Si nota? Sono insipide, non sanno di niente. Ah, sì? Sì, è chiaro che se le avessi fatte tu, non ti avrei detto una cosa del genere. Ah, ma allora non dire più niente, non mangiarle, le porto ormai via. Finisco. No, le mangio tutte, sì. Perché mamma e papà mi hanno sempre insegnato che quando si va a casa da altri, bisogna mangiare tutto, per rispetto. Sai, io ho sempre dato ascolto a mamma e papà, sono sempre stato un bravo figliolo. Certo, è molto importante essere un bravo figliolo. Ma... parlando di figli, volevo dirti che sono molto preoccupata per la faccenda del denaro, per quello che è successo. Te lo dicevo che quel Guzman non doveva venire. Hai visto che ha combinato? Victoria, sì. La prossima volta che dovrai consegnare il denaro, lascia fare a me. Sono stati loro a chiedere che ci andassi io. Facciamo come dicono loro. Quella è gente molto sospettosa, sai, non c'è da scherzarci. Sì, è vero, nel messaggio dicevano che dovevi andarci tu. Il fatto che Guzman voleva aiutarmi. Ma non alla l'ha fine... fatto. No, Guzman ha complicato tutto. Se fai come ti dico io, ti posso assicurare che in pochissimo tempo finalmente conoscerai tuo figlio. Mamma mia, mi emoziona e mi dà speranza quello che mi dici, perché ultimamente sono stata giù non molto triste. Non devi perdere la speranza. Non perdere la speranza. Presto conoscerai tuo figlio e quando ce l'avrai davanti, dammi retta. Non raccontargli questa storia dell'estorsione. Vuoi dire a mio figlio? Certo. Perché? Soffrirebbe molto se sapesse che hai dovuto fare tutto questo per rintracciarlo. Sì. Che c'è? Non ci avevi mai pensato? A dire il vero non ci avevo pensato, ma adesso che me lo dici hai ragione, sarebbe molto sgradevole per lui. Certo. Emotivamente sarebbe un colpo duro. Meglio evitarlo, Vicky. Sparecchio la tavola perché tanto è finito. No, finisco tutto, no. No, tu sei proprio un bravo figliolo. E quando mangi pulisci tutto. Papà e mamma non si scordano mai. Oggi lui mi chiamerà e domani chissà. Luna. No, per favore, non avvicinarti. Ma che ti prende? Devo parlare con te. Sta accadendo qualcosa di molto importante nella mia vita e vorrei condividerlo con te. Sì, ma io non posso starti troppo vicina. Va bene. Mi metto a un paio di metri. Io ti parlo da qua giù e tu mi ascolti da lì. Per me fa lo stesso. No, per favore, dico sul serio. Vattene. Che succede, Luna? Victoria mi ha detto che se mi vede insieme a te mi licenzia. Allora, per te è più forte la minaccia di Victoria che la tua voglia di parlare con me. No, non è così. Quindi, però, se ho capito bene, nonostante io abbia qualcosa di molto importante da dirti, tu sei più interessata al lavoro che a me. No, Alessio. E per te conta molto di più conservare il tuo posto. Molto bene. Ti capisco. Però io ti volevo parlare, sai? Non me l'aspettavo questo. Non me l'aspettavo. No, aspetta. Hai capito quello che devi fare? Sì.
E come lo devi fare? Anche quello. Ma come le è venuta in mente questa idea a tua sorella? Guardando una telenovela. No, però io dico, perché con Olivia e non con Candy, per esempio? Perché Candy potresti farla soffrire. No, non capisco. Te lo dico o non te lo dico? Vabbè, te lo dico. Candy è innamorata di te. Beh, a me non interessa molto, però non ci ho mai pensato. Olivia, devo chiederti un favore. Che favore? Dobbiamo far ingelosire Valentina. Farla ingelosire di chi? Di Benji. E io che cosa c'entro? Dovresti far finta che ti piace Benji, capito? E pensare che prima litigavamo tutto il tempo. È vero, ma per fortuna adesso è tutto cambiato, vero? Sì, sì, tutto cambia, tutto cambia. Sono contento che tu mi abbia dimenticato. Sì? Sì. Sì, credo che sia molto meglio così. Tu non provi più niente per me, vero? No, perché? Per Ulisse. È un mio amico e non vorrei che soffrisse per amore. No, no, tranquillo. Tra me e te, acqua passata. È finita, è meglio così. Molto meglio, sì. Bene, bene. E a te piace l'idea di rimanere amici? Che c'è, me lo stai proponendo? Sì. Sul serio? Se mi avessero detto che tu avresti voluto essere mia amica, ti giuro che non ci avrei mai creduto. Beh, però ti piace l'idea? Sì, 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 mi piace. Mi piace molto. Allora, amici? Amici. Che cos'è che devi dirmi? Devo raccontarti una cosa, perché siamo amici e non voglio che tu soffra. Che cosa? Geronimo sta sempre con Olivia. Li ho visti poco fa che parlavano vicini vicini. Aspetta, aspetta, stai dicendo sul serio? Beh, se non mi credi, vieni a vedere con i tuoi occhi. Sta tranquillo, Geronimo. Per aiutare Benji puoi contare su di me. Ti ringrazio, Olivia. Lo faccio solo perché me l'hai chiesto tu, eh? Sei un fenomeno. E tu sei un carissimo amico. Allora? Benji, Olivia ci aiuterà. Sa già tutto quello che deve fare. Ragazzi, diamo inizio al piano. Perché quella faccia da funerale? Ti ho detto che i biscotti sono squisiti. Accidenti, oggi hai cucinato un sacco di cose. Sì, cucino per sfogarmi. Più sono triste, più cucino. È triste per la faccenda di Alessia. Papà, Victoria non vuole che mi avvicini a lui. Beh, però Victoria può anche cambiare idea. Ricordi che ti disse quando arrivasti qui al collegio? Disse, non si può mai sapere cosa mi passa per la testa. Sì, però finché non cambierà opinione, la mia vita sarà un inferno. Se mi tengo stretta al lavoro per stare vicino a Miranda, rischio di perdere l'amore di Alessio. E se mi lascio trasportare dai miei sentimenti per lui, mi licenzierà e non potrò stare mai più vicino a Miranda. È proprio un bel pasticcio. No, non è un pasticcio. Ascolta, quando ci si trova in un vicolo cieco, l'unica via d'uscita è dire la verità. Credo che sia giunto il momento di parlare con Miranda e raccontarle tutto. Luna, quanto vuoi aspettare ancora? Non lo so. Guglielmo ha ragione. E poi non capisco di che cosa hai paura. E se glielo dico e reagisce male, la perdo per sempre? Adesso siete amiche. Ti ascolterà, vedrai. Ma certo. Approfittane ora che sei in ottimi rapporti con lei. Parlaci. Ve l'ho detto. Le ho portato le mie cotolette alla milanese. E le sono piaciute? Sì. Mi è venuta la pelle d'oca per quello che mi stai dicendo. Quella era la ricetta preferita di tua madre. Sì. E mentre ero a casa sua, le ho raccontato un po' di cose sulla mamma. E lei mi guardava commossa, mi ascoltava, mi prestava attenzione. Oh. Sai, papà, credo che tu abbia ragione. È arrivato il momento. Domani andrò a dirle tutto. Non ho chiuso occhio per tutta la notte, pensando a quello che devo fare. Eh sì, amore mio, è una decisione importante. Non so se parlare con mia madre o se non dirle niente. Non lo so. A dire la verità, è una situazione così particolare che non so consigliarti. Ho paura che se non parlo ora, poi sarà anche peggio. Beh, ma allora diglielo. Ho anche paura di correre troppo. Sì, certo. Allora, pensaci un altro po'. È che sono passati già tanti anni. Sì, anche questo è vero. Senti, Renata, non te la prendere, ma adesso ho bisogno di stare un po' da solo.
per pensare a quello che devo fare. No, no, non me la prendo, non ti preoccupare. Cerca di stare tranquillo e conta su di me per qualsiasi cosa. Luna. Devi starmi lontano, per favore. Sì, lo so, me l'hai già detto, ma ho bisogno di parlare. Ma non posso, non posso. Luna, devo parlare con te, per favore. Ma potrebbe vederci qualcuno, meglio di no. Non c'è nessuno, chi potrebbe vederci? Oh. Luna, 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 per favore. Io ho bisogno del tuo aiuto. Devo prendere una decisione molto importante per la mia vita. È così che vi volevo trovare. Signora direttrice, vengo a informarla che ho appena scoperto il professore e la cuoca in una situazione che infrange il regolamento della nostra beneamata istituzione. Sì, più specifica. Bene, i due si trovavano a meno di 2 metri di distanza. Facendo? Facendo. Diciamo che erano in una situazione non specifica, ma allo stesso tempo inequivocabile. Compromettente? No, non stavamo facendo nulla. Esatto, non facevamo niente. Mi permette di dire la mia, signora direttrice? Consentito. Si può affermare senza ombra di dubbio che era altamente, altamente compromettente. Di fronte a me, Luna, come ti giustifichi? Sentiamo. Signora Victoria, stavo apparecchiando per la colazione. E io le sono saltato addosso. Ascoltami bene, giovanotto. Quando si parla con me, si viene qui davanti. Le ho detto no, professor Alessio, che la signora Victoria mi aveva proibito di avvicinarmi a lei. Sì, me l'ha detto, e a me sembra una proibizione assolutamente ridicola. Come osa chiamare ridicolo il nostro beneamato sacrale regolamento? Ma è una cosa inconcepibile. Che sfacciato, che orrore. Ma tu lo sai che questo è il principio? Guardami negli occhi quando ti parlo, perché se c'è una cosa che mi dà sui nervi è che mi si manchi di rispetto. Tu lo sai che questo è il principio della fine, mio caro Alessio? Te ne rendi conto? So soltanto che alla persona che amo non importa niente di me. Alessio, io ho bisogno di questo lavoro. Sì, non sai pensare ad altro, e io allora? Alessio, te lo chiedo per favore. È così importante per te cucinare in questo collegio? Non hai idea di quanto sia importante, molto più di quanto tu immagini. Non ti capisco, Luna. Io ho bisogno di te. Sembra una telenovela con Veronica Castro, non trovi? Io adoro le telenovela, scodiamocela un po'. Ho bisogno di lavorare, Alessio. Alessio! Tu sei stato sufficientemente irrispettoso nei confronti del sacro regolamento della Mastery School. Vai lì. No, resta qui. O è una mia impressione? No, lei ha totalmente ragione. Lui si è comportato malissimo. Ma lei invece, quando ha reso la sua deposizione, ha invocato questo istituto, il regolamento, eccetera, eccetera, vero? Luna, puoi ritirarti? No, aspetti, mi lasci spiegare. Vattene via! Non hai sentito la direttrice? Avanti, vattene! Allora? Allora va tutto male, papà. Ho discusso con Alessio, ho litigato con Victoria. Ti giuro che non ne posso più. Beh, questo non fa altro che confermare quello che ti ho detto, Luna. Sì, lo so. Devo parlare il prima possibile con Miranda. Non riesco a credere che pretendiate di trattarci come dei bambini. Perché è così che vi comportate? Vi comportate come dei bambini, ecco. Un adulto non va in giro a provocare conflitti e a molestare il personale femminile di un istituto come il nostro, disobbedendo al regolamento e mancando di rispetto all'autorità. Solamente un bambino viziato, un ingrato, un testardo è capace di questo. E sto cominciando a pensare che tu, che tu... Cosa? Che sono un viziato, un ingrato, un testardo, eh? Non lo dico io, lo stai dicendo tu. Un ingrato, un bambino. E sai che cosa intendo fare? Non lo so, cos'è che intende fare? Ah, mi fai anche il verso. Intendo licenziarti. Hai ancora voglia di fare lo spiritoso con me? Sì. Ti licenzio. Bene, così. Ti
Ciao ragazzi, come va? Sembri proprio contento. Sì, sì, sono al settimo cielo, devo darvi una notizia bomba. Sarò il vostro professore di musica. Che bello! Congratulazioni. Lo annunceranno fra poco. Bravo! Grazie. Sono contenta. Grazie a tutti. E adesso immagino che, dato che sarai il nuovo professore di musica, avrai un occhio di riguardo per noi, no? Certo che no. Come no? Era una battuta. Beh, finalmente un professore simpatico, no? Non fatevi illusioni, ci sarà da studiare. E allora l'asino dice, impossibile, io ho solo due orecchie. Che divertente. Che cosa avete da ridere tanto voi due? È che Benji è un tipo davvero spiritoso, mi fa ridere tantissimo. Sì? Sì, è la persona più divertente che ho conosciuto in vita mia. Ma guarda un po'. Ma Clara, che fai? Come che faccio? Sto con Augusto. Sì, ma perché lo tieni per mano? Ma è ovvio, Geronimo. A lui piaccio io e a me piace lui. Qualche problema? Sono di pessimo umore, Renata. Non ne posso più di Luna. Mi sta appresso tutto il giorno, capisci? È successo qualcosa che io ancora non so? No, non è successo niente di importante. Ma sono stufa della sua gentilezza. Non fa altro che seguirmi come un cagnolino e si impiccia di affari che non la riguardano. Beh, lei è fatta così, cosa possiamo farci? Se io fossi la direttrice, a quest'ora l'avrei mandata via. Anzi, non avrei lasciato che mettesse piede qui dentro. Però non sei la direttrice, Miranda. Sì, lo so, non posso farla cacciare. Però ho preso una decisione. Quale decisione? Non voglio più continuare a far finta di essere amica di Luna, è chiaro? Miranda, tu mi hai mentito. Ma per favore, ormai la mia decisione è presa. Non può licenziarmi senza una giustificazione. Il regolamento lo giustifica. Il regolamento? Ma sono le persone che fanno i regolamenti. Non può cacciarmi per aver infranto una regola che ha inventato lei. Signor professore, porti rispetto al regolamento di questa sacra istituzione. Sono d'accordo, Rita. Mi sono stancata di parlare con te. Vittoria, la conversazione no, è finita. Dovevi pensarci prima. La colpa la è solamente tua. Come te lo devo dire? Io non me ne andrò da qui. Tu non sei degno di essere un professore della Master School. Non sono adatto a questa scuola. Il tuo comportamento è incompatibile con la nostra scuola. Riceverai un telegramma e verrai licenziato. Lei è una persona senza cuore. Sei un prepotente. Lei è un mostro. Non venire non le a dire quello niente che devo, delle non persone. Devo fare. Io non me ne andrò da qui. È ingrato. Non mi fare questo, mamma. Come? Sono tuo figlio, mamma. Sono io.